che questo tema merita e che i cittadini oggi ci chiedono. Grazie. Ora passiamo all'interrogazione numero 340 dei deputati Migliore ed altri, concernente iniziative per una soluzione strutturale del problema dei lavoratori cosiddetti esodati, non ancora salvaguardati. Il deputato Michele Ragosta ha la facoltà di illustrare l'interrogazione, per cui è cofirmatario e ha un minuto. Grazie Presidente. Egregio signor Ministro, l'interrogazione a firma di Migliore, Di Salvo e Airaudo, anche a nome dell'intero gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà, come lei ben sa, attiene alle enorme ed aberrante vicenda degli esodati che continua nel tempo a produrre solo confusione e interpretazioni contrastanti. Proprio per il pressappochismo con cui i provvedimenti sono stati adottati, senza nessun coordinamento tra i vari enti e potere, con il solo scopo di far cassa ai danni dei lavoratori che per decenni hanno versato i propri contributi. Infatti, sia la valutazione della Ragioneria dello Stato, sia dell'INPS che degli altri enti preposti hanno sin da subito evidenziato la falsità dei dati esibiti dalla ministra Fornero al momento dei provvedimenti assunti. Eppur tuttavia, anche a fronte di parziale prese di coscienza dello stesso ministro, nulla è stato fatto per riparare le enormità commesse. Gli stessi enti preposti alla gestione della questione, nella totale assenza di chiarimenti, sono nella confusione più totale. Confusione che viene ad oggi superata solo negando ogni e qualsiasi attività di superamento di tale stato di cose. Nessuna opera di conoscenza degli effetti prodotti da tale disastrosa riforma è fin qui giunta al termine. Grazie. Prego, Ministro Giovannini. Grazie, Presidente. Gli onorevoli interroganti pongono l'accento su una questione di assoluta centralità per l'esecutivo, in quanto coinvolge interessi e valori vitali per l'individuo e in quanto evidenziano una situazione di forte disagio e allarme sociale di cui lo Stato, e per esso il Governo e per esso il Ministro, non può in alcun modo disinteressarsi, anzi, per i quali sentiamo una vicinanza particolarmente forte. È noto, lo è stato ricordato proprio dagli onorevoli interroganti, che la necessità di dare una soluzione di tipo strutturale al problema dei lavoratori cosiddetti salvaguardati o ancora da salvaguardare, è stata indicata come prioritaria dal gruppo di lavoro nominato dal Capo dello Stato, di cui ho avuto l'onore di far parte, e in seguito dal Presidente del Consiglio nel suo discorso per la fiducia al Parlamento.